Può sembrare paradossale, e in certo qual modo effettivamente è così. Eppure bisogna dire che la Formula 1 deve davvero tanto alla Volkswagen. Beh, direte voi, ma la Volkswagen non ha mai corso in Formula 1 e aggiungo io, non credo che ci correrà mai, quantomeno con il marchio Volkswagen. Bene, ma in realtà il rapporto c'è ed è un rapporto di simbiosi mutualistica, perché vedete, il fatto che dall'inizio del Dieselgate, il settembre del 2015 ad oggi, le vendite di veicoli diesel in generale in Germania sono calate di oltre il 20%. Di conseguenza sono aumentate le vendite di veicoli ibridi, guarda caso, proprio quella soluzione che è alla base del regolamento tecnico della Formula 1. Certo, forse è una considerazione banale, ma sicuramente mai come in questo momento la Formula 1 e il suo regolamento ha avuto la legittimazione di eventi reali e non supposti. Non dico che la Formula 1 insegua la serie, ma certamente in questo momento vanno di pari passo. Tutto questo va a vantaggio naturalmente del motorsport. Lo riconduce almeno a quella percentuale necessaria di collegamento con la realtà e con la ricerca che l'ha sempre contraddistinta, ma siccome è la Formula 1, non ha mai pace. Per cui adesso si comincia a ragionare su una diminuzione dei costi che preveda una semplificazione delle power unit. È un peccato perché queste power unit affrontano uno dei temi più importanti proprio dei veicoli ibridi commerciali, quindi delle automobili di tutti i giorni. Qual è il problema? Il problema è che sugli ibridi, così come li conosciamo noi, quelli che equipaggiano i veicoli che vanno per la strada, hanno un problema. La ricarica delle batterie avviene solamente in fase di rilascio, di decelerazione, in qualche modo. E non può avvenire evidentemente a velocità costante, e questo dal punto di vista dell'autonomia è un grosso guaio, soprattutto nel caso delle vetture di categoria superiore che presumibilmente vengono impegnate per una percentuale rilevante proprio su strade extraurbane e soprattutto su autostrade, mentre chiaramente per la vettura utilitaria destinata all'uso cittadino, beh, tutto questo è un problema secondario. Come ha risolto il problema la Formula 1? Beh, semplicemente con quello che si chiama MGH, e cioè un moto generatore accoppiato al turbocompressore. Lo abbiamo detto più volte, non è una soluzione nuova. Ed è anche la soluzione che ha consentito a Mercedes di prendere il vantaggio iniziale al varo del regolamento, perché questa soluzione del MGH caratterizzava e caratterizza i motori dei veicoli industriali della casa di Stoccarda. Non a caso, perché i grandi camion vengono impiegati evidentemente essenzialmente a velocità costante. E a quel punto lì sarebbe quasi impossibile ricaricare la batteria e quindi avere l'ausilio del motore elettrico quando serve. Bene, adesso nell'ambito di una semplificazione si vorrebbe eliminare l'MGH proprio nel momento in cui tutti i costruttori stanno per trasferire questa soluzione alle vetture di serie. E d'altra parte è immaginabile perché già oggi su molti motori a benzina il compressore, il turbocompressore, è accoppiato a un motore elettrico. In questo caso non tanto per il recupero di energia, anzi non per il recupero di energia, ma semplicemente per evitare i ritardi nei transitori. Bene, sarebbe assurdo che ragionando in termini di costi e di contenimento di costi, peraltro atteggiamento più che razionale, ma mi chiedo, queste power unit ormai sono state realizzate, l'investimento è stato fatto. Siamo sicuri che eliminare la MGH vorrebbe dire
risparmiare dei soldi, forse in un lontano futuro, ma di lontano futuro la Formula 1 no, non ha mai avuto, con il lontano futuro la Formula 1 non ha mai avuto un buon rapporto. Quindi di fatto eliminare MSIH vorrebbe rifare da capo la Power Unit, cambierebbero tutti gli equilibri perché rimarrebbe solamente il recupero di energia in frenata. E probabilmente richiederebbe appunto investimenti altrettanto importanti proprio nel momento in cui la serie sta esplorando questo tipo di situazioni. Quindi credo che per una volta, visto che il giochino quest'anno sembra davvero funzionare, beh, io lo lascerei stare. Punto a capo, ma non è finita qua.